Questa è la domanda che si ripropone nel corso dei mesi, degli anni, del tempo. Ma è un buon momento per farsi un PC gaming o meno? La gente si domanda costantemente questa cosa. E sebbene, come dico sempre io, il momento giusto è quando lo decidi tu, quando tu ne senti il bisogno, l'esigenza, il desiderio di farti un PC, anche perché vi ricordo che tutto quello che comprate oggi, un secondo dopo, o quasi, è diventato vecchio. Cioè stanno quelli, mi fanno morire quelli di voi che ne so, 6 mesi dopo che hanno fatto un acquisto esce qualcosa che poi magari è un refresh, quindi non cambia la mazza. No, ho comprato un anno fa, figlio mio. No, la roba esce. Poi è vero, ci sono periodi più o meno felici comunque per mettere mano al portafogli. E nonostante questo non possa essere considerato, almeno a mio avviso, a 360 gradi un periodo straordinario per farsi un PC, perché dobbiamo fare i conti col mercato delle schede video, che è sempre un po' meh. Venivamo dal periodo più buio del gaming in assoluto, abbiamo proprio toccato il fondo, quindi certo che adesso è meglio la situazione, era un po' difficile fare di peggio, però sappiamo benissimo che il mercato delle schede video, complici soprattutto le nuove uscite che lasciano parecchio a desiderare, potrebbe essere decisamente migliore di quello che è oggi. Ma per quanto riguarda il resto, fanciulli, c'è tanta robetta a prezzi interessanti già da diverse settimane, Soprattutto, ho detto, lo faccio oggi questo video perché sta per arrivare la Amazon Gaming Week. Parte dal 23 agosto, quindi da domani, e durerà fino al 3 settembre. I prezzi già sono buoni, ragazzi, ma qualche offerta in più magari spunta per noi appassionati videogiocatori di PC gaming. E naturalmente già a partire dalla mezzanotte di questa di oggi, insomma da questa sera, sul nostro canale Profesi Tech Offerte, che trovate come sempre giù in descrizione, canale Telegram, vi inizieremo a segnalare quelle che sono secondo noi le offerte più interessanti. E poi lo sapete che quello è lo strumento migliore per rimanere aggiornati sempre, per stare sempre sul pezzo durante tutto l'evento. Anche su YouTube mi darò da fare, vi porterò delle build, contenuti che comunque strutturati, che saranno validi anche post Gaming Week, e terrò aggiornata, visto che questa cosa l'avete apprezzata in parecchi, come ho fatto per il Prime Day, per l'ultimo evento Amazon, la nostra pagina Amazon con tutte le varie configurazioni. Ne andrò a mettere su un bel po' di fasce di prezzo differenti, cercando di sfruttare le offerte che ci sono, o comunque mettendoci come sempre i componenti a prezzi più vantaggiosi, con il rapporto qualità-prezzo secondo me migliore, in modo tale che potrete consultare quella pagina e prendere spunto a quella se avete bisogno di qualche idea per configurazioni, ripeto, di budget differenti. A proposito, ci sono già delle offerte attive, sono partite da ieri, di Asus, ma non solo, con qualche periferica, schede madri, ci sono anche degli alimentatori Corsair già in sconto, ve le lascio giù in descrizione, e in descrizione vi riporterò anche alcuni componenti che andrò a citare in questo video, perché quello che voglio fare è semplicemente analizzare componente per componente e dirvi due parole sulla situazione attuale, mostrandovi perché è un buon momento comunque per farsi un PC gaming. Allora, inizio con il dirvi un po' di cose partendo dai case. Il mercato dei case ha risentito tantissimo di tutto il casino, pandemia, shortage e così via, soprattutto l'aumento dei costi dei trasporti, aumento considerevole che c'è stato, ha inciso parecchio sul prezzo dei case, e il mercato poi si è proprio un po' fermato. Pochi modelli abbiamo visto uscire. Da un anno e mezzo a questa parte invece ha ricominciato ad ingranare, e adesso devo dire che stanno rispuntando anche buone soluzioni economiche o comunque a prezzi abbordabili. Dobbiamo ringraziare soprattutto Fantex, perché si sta dando da fare con diversi modelli interessanti. Ad esempio, recentemente ho acquistato il Fantex G300A, che vedrete in un prossimo contenuto, case da 70 euro, bellino, è un Fantex, quindi la qualità costruttiva non è male, in relazione chiaramente alla fascia di prezzo, 3 ventole RGB, c'è anche la versione con una sola ventola a 10 euro in meno, se uno volesse proprio risparmiare. Ovvio, va bene per build di un certo tipo, anche perché è piccolino, ma è una soluzione che francamente qualche mese fa mancava. Se uno vuole un mid tower un po' più grandicello, c'è il G360A, sempre Fantex, ormai da un po' stabilmente a 90 euro su Amazon, che non è male nemmeno quello.
sempre più o meno a quella cifra, il Dark Cave di Itek è un MicroATX che a me piace tantissimo. E se uno volesse invece un case proprio serio per build praticamente di tutti i budget, pure con la 4090, il Lenkul 216 che sto sponsorizzando ormai da un bel po', lo stiamo postando da settimane a meno di 100 euro dagli Amazon esteri, sia in Spagna che Francia. Vale ogni singolo centesimo di quei soldi. Ripeto, è un best buy e in Italia sta comunque a 130 euro circa, no? Non tanto di più. Salendo ancora, anche il Fantex G500A è un case dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, che costa quello che dovrebbe costare, secondo me. Stessa cosa per il Lenkul 3, io voto pazzo di questo case, è semplicemente fantastico. Quindi tutto ciò per dirvi che sì, è vero, i prezzi di molti modelli sono più alti rispetto a prima, mediamente più alti, però è altrettanto vero che ci sono comunque opzioni valide un po' per tutte le fasce di prezzo. Non mi ritrovo più nella situazione, francamente, in cui quando sto ideando la configurazione alla casella case mi gratta un po' la testa, non so cosa andarci a mettere, cosa che è successa nel recente passato, perché ripeto, adesso comunque le opzioni ci stanno. Passando alle piattaforme, quindi processore, scheda madre e RAM, è un periodo buono. Credo che sia un dato pacifico questo, cioè parlando in particolare di CPU, c'è quella competizione che manca sicuramente lato schede video, e soprattutto possiamo quasi sempre scegliere a parità di budget. Vi faccio un esempio pratico: fascia di prezzo dei 250 euro, come sapete io sono un grande fan del Ryzen 5 7600, o meglio, per chi vuole realizzare un PC prettamente per giocare, AM5 la ritengo la soluzione più conveniente, perché vi portate a casa con quella cifra, se non meno, una CPU che in gaming si comporta molto bene, ma al tempo stesso investite su una piattaforma future proof che vi consentirà di fare un bel aggiornamento in futuro senza troppe difficoltà. Ma se a voi non ve ne frega una mazza della piattaforma aggiornabile e allo stesso tempo siete alla ricerca pari budget di qualcosa che vada sempre comunque decisamente bene in gaming, ma abbia delle performance migliori extra gaming, perché magari utilizzate e vi ritrovate a utilizzare delle applicazioni che sfruttano tutti i core della vostra CPU, quindi vi interesserebbe avere una CPU un pochetto più cicciotta, con un numero di core maggiori, con un core count insomma superiore, beh, l'i5 13500 è un'ottima soluzione, perché in quel caso offre parecchio di più, va parecchio più forte del Ryzen 5 7600X, quello che è. E magari poi va in offerta al 13600KF, come è stato al Prime Day anche domani, stiamo a vedere. Però ecco, l'i5 13500 senza offerte lo si trova a 250-260 euro ed è un'opzione alternativa, differente rispetto al Ryzen 5 7600. E la stessa lo stesso confronto, lo stesso discorso si ripropone anche spostandoci sulla fascia più alta, perché c'è il Ryzen 7 7800X3D, processore fantastico, l'abbiamo detto, per chi vuole fare sistemi, vuole realizzare sistemi veramente high-end con schede video molto potenti, è interessato al massimo del frame rate possibile, è la CPU ad oggi più veloce in gaming, se la gioca col l'i9 13900K, è un po' più veloce di quest'ultimo, non di molto, però è decisamente più efficiente, scalda poco, quindi non è impegnativo a livello di dissipazione, si può dissipare con poco, e poi costa, oggi è arrivato, ultimamente è arrivato prezzo minimo su Amazon, vi abbiamo segnalato il minimo storico poco tempo fa, comunque sta sui 435 euro, una cosa del genere, meno di 440 euro. Vuoi farti il PC gaming super verticale della storia, ti prendi il 7800X3D per sistemi high-end, è chiaro, ma anche lì, se tu vuoi un processore che comunque in gaming si comporta benissimo, ma ti interessano performance al di fuori del gaming, in produttività, se così vogliamo dire, superiori, beh, c'è l'i7 13700K che è veramente una bestia. Quindi è un mercato variegato che va incontro a esigenze differenti, e il che non è affatto male. Tra l'altro ad ottobre usciranno i nuovi Intel Core di 14ª generazione, ma si tratta di un refresh di Raptor Lake, quindi
non ci aspettiamo salti generazionali che fanno gridare al miracolo, no, niente di tutto ciò. Forse proprio l'i7 sarà la CPU che farà un passettino avanti, un po' più concreto, perché cambierà configurazione, non sarà più un 8 core come oggi, ma sarà un 8 a quanto pare 8 P-Core 12 core, quindi avrà 4 core in più che sicuramente in multitrading daranno una mano. Però per quanto riguarda il resto, ripeto, ci sposteremo poco dall'attuale generazione, almeno tutto fa pensare che sia così. Si può fare un PC valido, veramente economico, andando su M4. Ci sono tanti di voi che sostengono che M4 sia una piattaforma morta, non va assolutamente acquistata nel 2023, cosa che io non condivido assolutamente. È normale, non stiamo parlando del Ryzen 9 5900X, quello è chiaro che non ha senso comprarlo oggi, ma un Ryzen 5 5600, perché no? Lo montiamo su una B550 che costa poco, perché le B550 ci sono, costano un centinaio di euro, andiamo a risparmiare, ed è la piattaforma, vuoi non vuoi, più economica, va ancora bene in gaming, quindi non vedo perché non dobbiamo consigliarla, non possiamo considerarla quando andiamo a realizzare PC di fascia bassa. Ci sta assolutamente. Se uno vuole, se lo fa col 12400F, B760, B660, quello che è, ma stanno in piedi entrambe le proposte, mettiamola così. Comunque si può fare un PC spendendo poco, ragazzi, un PC che ti dà delle soddisfazioni, soprattutto in Full HD, ma anche in Quad HD te le dà, e stai spendendo meno di 1000 euro tranquillamente. Per quanto riguarda le schede madri, è vero, nel corso di questi ultimi anni l'asticella, parlando sempre di prezzi, si è alzata, però comunque ora come ora sia sponda Intel che AMD delle valide B760 DDR5 e B650 sui 150-160 euro ci sono. Non parliamo magari di schede madri che ti fanno stropicciare gli occhi, ma comunque vanno già benissimo, specie per una build gaming. Poi con poco più di 200 euro ci possiamo iniziare a prendere delle ottime B650 e delle valide Z790. A proposito, come vi dicevo, sono già attive delle offerte Asus, e tra queste ci sono delle buone schede madri come la Prime Z790P Wi-Fi, non male a 230 euro, e anche la Prime B760M, è una MicroATX a Wi-Fi, a 162 euro. Direi che pure questa è ottima. I prezzi delle memorie in generale sono buonissimi. Le DDR4 ormai non costano una mazza, 16 GB DDR4 ce li portiamo a casa anche con meno di 40 euro, mentre parlando di quelli da 32 se ne trovano tranquillamente sui 60-70 euro. E pure i prezzi delle DDR5 sono calati parecchio, già da un po' a dire il vero, e ultimamente l'ho già detto tante altre volte. Sugli SSD francamente c'è poco da dire, ce li stanno letteralmente tirando addosso ormai da mesi. Tra un po' un NVMe Gen 4 costa meno di un Gen 3, ma davvero, in generale con 50 euro possiamo comprare un SSD NVMe da 1 TB, che per una build gaming, insomma, per chi non ha particolari esigenze, va benissimo. Eppure lato dissipatori, lasciatemi dire che è un momento fantastico. Tra Deepcool e Thermalright soprattutto c'è davvero una gran bella competizione. Si trovano ottimi dissipatori ad aria a 40 euro, che andrebbero benissimo per processori anche abbastanza impegnativi. Con una sessantina di euro, se non meno, possiamo puntare invece a delle soluzioni a liquido con radiatore da 240 mm. E i 360 pure si trovano facilmente a meno di 100 euro, 90, anche 80. Meno di 80 euro. Onestamente, possibilità simili in passato le avevamo, magari, ecco, nei periodi di sconti durante gli eventi Amazon, ma in generale non ho memoria di tutta questa abbondanza a prezzi, direi, vantaggiosi. Anche per quanto concerne gli alimentatori, se è vero che in fascia bassa non c'è molta scelta, quando andiamo a cercare l'alimentatore da 60-70 euro facciamo un po' di fatica, il mercato è un po' scarno, offre poco. Qualcosa c'è, tipo gli E-Tech della serie DB, ma vorremmo indubbiamente qualche opzione in più. Parlando invece di alimentatori per build ben più serie, beh, qualcosa si è mosso in questi ultimi mesi, e in particolare abbiamo visto arrivare tante nuove soluzioni, tante nuove unità con standard ATX 3.0. Non che prima non si potesse fare un PC di fascia alta con alimentatori non ATX 3.0, io ve l'ho detto subito, ragazzi, se trovate un ottimo alimentatore
Poi, cioè, va bene lo stesso per alimentare anche le nuove serie 40, zero problemi. Al più magari c'è la rogna di andare a reperire l'adattatore o meglio di quello che ti danno in confezione, o il cavo diretto, di recuperare un cavo, insomma, fatto come si deve. Però adesso ci sono molti più alimentatori ATX 3.0 sul mercato e di conseguenza i prezzi sono scesi. Tutte le aziende hanno introdotto un modello o più modelli nelle proprie gamme, e a tal proposito vi segnalo che sono già in offerta i Corsair serie RME, che sono appunto degli ATX 3.0, non di fascia altissima, ma ad ogni modo sono dei buoni gold garantiti 7 anni, e in particolare 120 euro per il modello da 850 watt è, devo dire, un bel prezzo. Infatti vi lascio giù in descrizione. Lo sappiamo, quello che, come detto, potrebbe essere nettamente migliore è il mercato delle schede video. C'è una certa stagnazione, no? Il progresso tecnologico di cui parlano in tanti è ai minimi termini, soprattutto se vediamo le ultime uscite di fascia più bassa. Schede come ad esempio la 4060 Ti o la 4060 lasciano molto a desiderare, e anche la 4070, che io ritengo ancora una delle più convincenti, comunque poi sostanzialmente la meno peggio, non è la scheda che dici oddio mio corro subito e vado a comprarla. Certo, contestualizzata al mercato attuale è un'ottima, la definirei anche un'ottima scheda, però in termini assoluti non è la scheda della vita, assolutamente. Ci sarebbe da fare un discorso a parte forse per la 4090, in tanti dite che quella sia la vera scheda che comunque si difende bene perché costa tantissimo ma offre tanto rispetto a quello che c'era prima al tempo stesso, ma comunque stiamo parlando di una scheda accessibile a pochissime persone. Quindi io quando dico che il mercato, che le nuove uscite fanno abbastanza schifo, non sono nulla di che per essere più buoni, mi riferisco soprattutto alle schede di fascia più bassa. E guardate, AMD adesso presenterà tra due giorni, non lo so, comunque al Gamescom questa settimana, delle nuove RDNA 3, la 7700 XT e la 7800 XT. Non mi aspetto niente di entusiasmante nemmeno da AMD. Se si confermano vere quelle le presunte specifiche che girano ormai da un po', boh, una 7800 XT non so quanto possa andare. C'è caso che magari va, se no, come la 6800 XT, se non poco di più. Adesso è inutile stare qui e provare a tirare numeri a caso, tanto tranno molto. Comunque mi aspetto di vederle sul mercato con recensioni annesse e tutto, però ecco, mi sembra abbastanza evidente che queste schede pure non ci facciano fare un passo avanti importante rispetto a RDNA 2. Detto ciò, spero ovviamente di sbagliarmi, ma non vedo grosse svolte positive dietro l'angolo della serie, che un po' il mercato ormai è questo, quello delle schede video, e così ce lo teniamo almeno per un po' di tempo. Morale della favola, se mi fate la domanda, Kerran, ma quindi secondo te questo è un buon momento per farsi il PC gaming? La mia risposta ve l'ho già data, insomma, è sì. Se io oggi avessi questa esigenza, questo desiderio, non starei ad aspettare, perché effettivamente tanti prodotti, o meglio tanti componenti, li acquistiamo a prezzi buoni, in parecchi casi anche meglio di quanto potevamo fare prima. Poi attenzione, se stavate puntando ad una 6800 XT o anche a una 6700 XT, aspettate un attimo, aspettiamo un attimo questi 2-3 giorni per vedere cosa succede, cosa ci racconta AMD. Speriamo anche che ci racconti qualcosa di nuovo sull'FSR3, però io facevo il discorso in generale, no? In generale è un buon momento questo per farsi un PC, ma sono molto curioso di sapere la vostra, quindi scrivete un bel commento qui sotto, ditemi come la vedete voi, e se vi va ci vediamo al prossimo video.